riprendere a fare in teatro reportage Chernobyl è sempre qualcosa di speciale, anche perché lo spettacolo assume oggi, in questo tempo pandemico, altri significati, si stratifica. Ecco, è una lettura che diventa multipla e è emozionante perché la storia che io racconto è una storia di tragedia, ma allo stesso tempo è una storia che vuol portare alla luce un fatto tecnologico che non doveva accadere, un disastro tecnologico che non doveva accadere. E quindi questa cosa c'è di grande insegnamento e di monito. Questa modalità mista con studenti e studentesse collegati in streaming e altri in sala qui in presenza è altrettanto fertile e mi suggerisce proprio emozioni diverse. Ovviamente non è facile riprendere a fare il teatro dal vivo, perché dopo tanto tempo di fermo siamo un po' le ossa arrugginite, dico io, ma allo stesso tempo c'è il desiderio e la voglia di riprendere a comunicare delle storie importanti che bisogna conoscere per affrancarci dalla paura e soprattutto per generare futuro, come il titolo della rassegna di quest'anno, della prossima triennalità del Centro Asteria. Noi stessi dobbiamo essere generatori di futuro. Per poterlo fare dobbiamo abitare la memoria, dobbiamo conoscere e dobbiamo veramente proiettarci nel futuro in comunità e in comunione con gli altri, cambiando cammino, facendo un salto di paradigma totale, andando verso le energie rinnovabili e non tornando invece a ripetere vecchi errori.